Plusvalenze, nuova indagine. Mio figlio aveva un accordo con la Juve. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Una nuova indagine sulle plusvalenze potrebbe sopraffare il calcio italiano. La Sampdoria è ormai in vista, più precisamente quella del recente passato di Massimo Ferrero. Secondo la Repubblica, la Procura di Genova ha convocato alcuni ex membri del consiglio del club dorico di Ferrero, accusati di alcune violazioni come false comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta per l'utilizzo di fatture fittizie in relazione alla negoziazione di partite di calcio e all'elaborazione di fatture per transazioni inesistenti. L'indagine della Procura Ligure, che utilizza un sistema computerizzato chiamato Bestia già utilizzato per il crollo del Ponte Morandi, mira a scoprire nuovi possibili guadagni fittizi e false fatture. In vista, come riporta il quotidiano, sono 7 le operazioni che la Samp ha chiuso con la Juventus. Nell'archivio della pubblica amministrazione altri nomi oltre a quelli del già citato Ferrero, dell'ex vicepresidente Romei e di Alberto Bosco, quest'ultimo presente anche nell'organigramma dell'attuale direttore operativo della Sampdoria. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.